Gianluca Torre, agente immobiliare e volto amato di Casa Prima Vista su Real Time, ha finalmente svelato alcuni dettagli della sua vita privata in un'intervista esclusiva a Gente. Tra le domande più frequenti dei suoi fan c'era quella sull'orientamento sessuale di Torre, che ha risposto con sincerità. Ha una fidanzata, una manager che ha vissuto all'estero e ora è tornata in Italia. Il simpatico e seguitissimo agente immobiliare, ribattezzato Pasticcino dalle colleghe per la sua gentilezza ed eleganza, ha raccontato anche delle richieste più strane che riceve dai clienti. Alcuni chiedono bunker per paura della guerra, altri portano esorcisti per verificare la presenza di fantasmi. C'è stata persino una signora che voleva visitare la casa dell'amante del marito, convinta di sentire il suo odore. Nonostante le stranezze e le richieste bizzarre, Gianluca Torre ha conquistato il pubblico con la sua simpatia e professionalità. Grazie alla sua partecipazione a Casa Prima Vista, dove aiuta i clienti a trovare la casa perfetta a Milano e dintorni, insieme alle colleghe Ida Di Filippo e Mariana D'Amico, Torre è diventato uno dei personaggi più conosciuti d'Italia nel settore immobiliare. Con la sua riservatezza e il suo talento nel conquistare il cuore della gente, Gianluca Torre ha dimostrato di essere molto più di un semplice agente immobiliare televisivo. Le sue storie e le sue avventure hanno catturato l'attenzione del pubblico, che non vede l'ora di scoprire cosa riserverà il futuro per questo.